sera. Ma per i più tecnologici, ah, ecco, scusami, il profilo Facebook di Radio F e di Piazza Alta, e, di Piazza Alta. E il canale YouTube di Piazza Alta, e chi più e ne via, ha via. Più ne metta. Ma stasera ci stiamo organizzando per le comunicazioni interstellari, però c'è qualche interferenza. Come dicevo prima abbiamo sentito durante la sigla dei bip bip che dovrebbero suggerire ai nostri amici che ci ascoltano a casa quella che potrebbe essere l'argomento della serata. Anzi, voglio dare ancora un altro indizio. Abbiamo già pubblicato sulla pagina Facebook di Radio F una foto che ritrae noi ai voi e i nostri ospiti, e la foto potrebbe essere già un indizio. Ma allora facciamo una cosa. Esatto. Presentiamo i nostri ospiti. Diamogli il benvenuto. Allora, buonasera a Marcello Fatucchi. Ciao. Buonasera. E buonasera a Marco Sallese. Ciao, buonasera. Con loro parleremo di una cosa bellissima che però non vogliamo sciupare. Ecco, è un evento... Diciamo soltanto che sono chiaramente rappresentanti di Foiano Fotografia, di questo evento che già da tempo dà lustro al paese, ma quest'anno si rinnova e impegna praticamente tutto il paese in un'iniziativa che durerà mesi. Perché l'ingegno umano non ha mai confini. Non ha limiti. Ma però ce lo facciamo raccontare da loro fra un po'. Intanto ascoltiamo il secondo brano. Simpatico. Che sarà sicuramente all'altezza del primo. Speriamo. Noi rischiamo di dire stanze. Diremo sicuramente delle castronerie. Noi abbiamo cercato di informarci. Ripreso, scusa. Ti sta riprendendo. Sono stato un po' troppo nel tuo obiettivo. Però vicini lontani. Stasera parliamo di un evento eccezionale che si terrà a novembre, ma in realtà inizierà molto prima, ed ecco perché siamo qui. Marci, puoi dire qualcosa? No, volevo aggiungere una cavolata a quello che avevi detto te, ma ormai è passata. Allora, Foiano Fotografia, questo evento così importante che porta lustro a Foiano in ogni dove, perché ricordiamo brevemente che chiama a sé le opere di grandi fotografi internazionali, quest'anno si rinnova e parte di rincorsa perché ha, diciamo, ad opera dei suoi coordinatori, diciamo, di coloro che sono dentro, tirato fuori un'iniziativa che a me ha stupito molto e che adesso andiamo ad ascoltare dalle loro vive voci, perché sia tecnicamente che per quello che vuole rappresentare, per me è di un'innovazione estrema. Ovvio. A questo punto chiudo la mia presentazione. Allora, siamo qui, come dicevamo, con Marcello Fatucchi e Marco Sallese, che sono gli ideatori sia di questa rassegna, ma dell'idea di cui parliamo stasera in special modo. Allora, iniziamo con Marco. Buonasera di nuovo. Buonasera. Marco, innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Cioè, l'iniziativa che andrà a trovare i fondi per sviluppare, per fare Foiano Fotografia, di che cosa si tratta? Iniziamo da qui. In inglese si chiama crowdfunding, è un termine che magari non tutti conoscono, quindi nell'essenza è un finanziamento sociale, quindi le persone possono finanziare un evento, un'attività, quello che è. Nel nostro caso è il Foiano Fotografia, che si è sempre tenuto a novembre, sì. Però abbiamo voluto aprirlo, diciamo, sia nelle tempistiche che anche come modalità a tutta la popolazione. Quindi abbiamo delineato una serie di eventi che si apriranno a luglio e poi fino a novembre. Quello che è in copertina per noi e che serve per finanziare tutto il progetto è la stampa di uno striscione lungo 180 metri che viene esposto lungo le mura castellane di Foiano della Chiana per 5 mesi, da luglio fino a novembre. Io ritengo questa cosa geniale. E detta così sembrerebbe anche... Tra l'altro... Semplice. No, appunto, bravo, tra pochi secondi cercheremo anche di mettere una foto di quello che è progetto grafico di quello che sarà poi realmente lo striscione. Però, sulle mura. Pensiamo a Foiano, alle mura castellane di Foiano, circondate da 180 metri... Con 500 fotografie. 500 fotografie. Quindi ogni fotografia sarà di dimensione 70x50, quindi belle generose. Esatto. E siccome, diciamo, queste fotografie saranno ad appannaggio di chiunque ne voglia far parte, dietro un minimo di donazione che poi andremo un po' a specificare, potrebbe essere anche un evento non solo unico, ma che tendenzialmente possa rimanere nella memoria di ognuno. Esatto, sarà un grandissimo evento collettivo, almeno speriamo che sia proprio uno dei più grandi eventi collettivi del paese, perché è la possibilità di partecipare in prima persona in questa serie di fotografie che poi rimangono appese così a lungo, insomma, dà lustro sia al paese e poi è molto collettivo. Quindi,
Scusami Marcello, spieghiamo meglio proprio tecnicamente di cosa si tratta. Chi vuole dare un contributo per Foiano Fotografia, che sarà la rassegna fotografica internazionale che si terrà a novembre a Foiano della Chiana, lo potrà fare partecipando a questa prima iniziativa, che è una vera e propria collaborazione, una vera e propria raccolta fondi. Io, facciamo un esempio, privato, decido di contribuire, quindi vado sull'apposito sito, di cui trovate tutto quanto sulla vostra pagina Facebook. Basta seguire noi sulla pagina Foiano Fotografia, su Facebook, ci sono tutte le informazioni. E a quel punto decido quanto donare e cosa avrò in cambio. Marcello, dici un po' i vari tagli, oppure diciamo quello che può essere su questo mega pannellone. Ma il mega pannellone nasce da un'idea che io ho avuto, però insomma non... Bravo, te la bisogna dire le cose quando sei bravo. No, no. Perché ti è venuta in mente una cosa così? Mi è venuta in mente perché bisognava trovare dei soldi per finanziare Foiano Fotografia. E l'unica idea che mi è venuta in mente è stata questa, perché io tutti i giorni vado a camminare, passo tutti i giorni di lì. Ah, io vedevo questi muri. Senti, dobbiamo sfruttarli. Bisogna sfruttarli. Ah, dico, ma se qui ci si fa una bella foto. Appena lo dissi a Valerio, insomma, poi mi preso anche per matto, però. Insomma, gli disse, ragazzi, qui se noi si riesce a coprirla tutta con le foto e si vende gli spazi, ora vendere è una parola pubblica, però diciamo, raccogliere fondi. Raccogliere fondi dando uno spazio, dico, secondo me ci si fa a pagare questo e a finanziare poi non so. E a me Enzo, la cosa che mi piace molto di questa iniziativa è che nell'epoca dei social, questa è un'iniziativa social, cioè praticamente come dici social, poi social, cerco di dargli proprio l'intonazione social, giusta, perché questo potenzialmente chiunque si può ritrovare sulle mura castellane di Foiano della Chiana e per un lungo periodo e sapere di aver contribuito poi a un'iniziativa che non solo dà lustro al paese, ma raccoglie, come dicevo, anche delle opere d'arte. Un'altra cosa bellissima, secondo me, di questo, correggetemi se sbaglio, che dunque questo striscione verrà esposto a giugno. Metà giugno. No, ultimi di novembre. O comunque, diciamo, all'inizio dell'estate. Esatto. E fino rimarrà fino alla fine di Foiano Fotografia, sì, quindi fino a novembre rimane. E una volta terminato, che fine fa questo striscione? Ma che fine fa? Chi vuole prendersi le loro foto se le ripigliano tutte. È un affitto, non è una vendita. Non è una vendita. Cioè, tu vieni esposto lì per 5 mesi e poi alla fine di tutto vieni, noi ti riconsegniamo la tua foto. Che dopo anche per noi tenere 180 metri arrotolati. Per i più generosi sembra, correggetemi se sbaglio, che possano essere anche presi almeno un paio di mattoni delle mura castellane a ricordo di questa iniziativa. Allora, su questa immensa buttata, stiamo parlando con gli amici di Foiano Fotografia di questo evento che è Foiano Fotografia, appunto, che sarà a novembre. Ma Enzo, io non so se poi avremo occasione, spero di sì, di pubblicare anche il leaflet che è stato prodotto un po' appena ideato. Fatto. Ecco, sei troppo il migliore, scusa se te lo dico. Dove io trovo una cosa messa in grassetto dove si dice promuovi la cultura con creatività, e questo è veramente un connubio che io non riesco a capirlo onestamente. Però gli tornava bene limitare. Come frase, ecco, però si tratta effettivamente di questo, cioè il problema magari di finanziare, di sovvenzionare, di sostenere anche delle iniziative culturali che oggi, diciamo, con l'attuale situazione necessitano di creatività anche per il recupero di fondi per poter essere sostenuti, altrimenti molte di queste attività non avrebbero sostentamento, non potrebbero essere organizzate. Esatto, cioè il passo che abbiamo fatto è proprio quello che hai descritto tu, nel senso che Foiano Fotografia è cultura, però promuoverlo con un finanziamento normale sarebbe stato molto più difficile, comunque forse anche proprio fuori dal nostro tempo, ora come ora. E quindi questa idea è per farlo in una maniera completamente alternativa, al passo con i tempi e che coinvolga le persone, perché l'idea di base è che devono essere coinvolte le persone del luogo, ma anche da fuori, per poi poter realizzare comunque un progetto culturale come Foiano Fotografia. Io stavo pensando che sarà veramente... Ma prima di addormentato. Sì. Stavo pensando, un attimo, un flash,
e ho detto quanto sarà, stavo pensando veramente quanto sarà bello fare la passeggiata intorno alle mura castellane insieme sarà... a Marcello, che ogni giorno ogni mattina andremo a camminare tutti insieme e ci illustrerà foto per foto, perché c'è già chi ha chiesto gli orari della sua camminata e tutti in ritardo. Marco, spiegaci meglio, non tanto le modalità, abbiamo detto passando tramite la vostra pagina Facebook si riesce a capire bene come fare, ma quali sono gli step, cioè quali sono e quanti i modi di contribuire? I modi di contribuire sono tantissimi, però quello che ci interessa più di tutti è quello di contribuire tramite le fotografie. Certo. Far esporre le persone in questo striscione. Ci sono vari modi di contribuire con una fotografia che costa 25 euro. Ricordiamo una fotografia di 70x50, quindi insomma... Tra l'altro su un tessuto, cioè scusatemi, su un prodotto... che resistente, perché esatto, sarà 6 mesi fuori, certificato per restare fuori, una foto che durerà negli anni, eterna. 50x70 al primo piano anche dei difetti si vedono. Esatto. Quindi bisogna stare scegliete bene le foto che andrete ad esporre. Marcello, sono a 2,5 metri d'altezza e davanti c'hai tutte le macchine. No, quello vuol dire che non le puoi strappare. Già, perché i difetti lo vedi già a me. Esatto. Quindi dicevi, però partiamo proprio dal primo step. La base per contribuire con le fotografie sono una fotografia a 25 euro, poi si va a pacchetti e quindi diminuiscono il prezzo per ogni fotografia, quindi con due fotografie a 45 euro, con quattro fotografie costano 80 euro, quindi 20 euro a fotografie. Poi abbiamo pensato anche a una cosa che sta funzionando tantissimo adesso, che è quello di riservare uno spazio per le associazioni o i fotoclub, dove si possono comprare un intero settore da 5 metri, con lo spazio per 14 fotografie, alla cifra di 300 euro. Quindi molto vantaggioso. Molto interessante, stanno partecipando in primo luogo tutti i cantieri di Foiano, ma anche i fotoclub dall'estero ci stanno inviando richieste perché insomma è piaciuta l'idea. Dall'Inghilterra una richiesta oggi, dalla Finlandia, già acquistati. Io dico io veramente vi chiedo questo perché a me è una delle prime cose che è venuta in mente, ma che voi conosciate, che voi sappiate, esistono altre cose, altre idee del genere in giro per il mondo, l'Italia? Che voi sappiate, che siete a conoscenza? Ah, non è stato difficile, cioè non lo so, io mi sono informato vedendo anche siti, quello che proponevano altri circoli fotografici, però ecco, un'idea così io non... qui bisogna stare attenti, Marcello, perché lanciare questo messaggio vuole anche dire che probabilmente, potenzialmente, potremmo essere protagonisti di una cosa unica. Di un record. Attenzione. O sia di un record, ma comunque qualcosa che possa essere riportato e ribaltato. Sì, questo sicuramente, perché basta pensare che questo prodotto che noi offriamo, se te pensi che tutte le associazioni o privati in questo momento ci stanno chiedendo, vuol dire una cosa piace tantissimo, che piace, cioè non tanto rivedersi lì nella foto, ma proprio come idea generale di quello che si può fare. Tra l'altro le mura sono molto lunghe, quindi l'anno prossimo magari se funziona, invece che 180 metri facciamo a 360 basta metri. Basta pensare, ecco, secondo me io ci vedo, prima cosa un aspetto culturale grosso e grandissimo, seconda cosa un aspetto turistico eccezionale. Assolutamente. La terza cosa è che te in 180 metri, se tutte le associazioni rispondano, perlomeno la maggior parte, quelle più importanti, te fai vedere anche uno spaccato di vita di Foiano, cioè quello che succede a Foiano durante l'anno, perché il carnevale ci sarà, la zucca mi hanno detto che c'è, poi la mascherata ci sarà, il venerdì santo quindi... c'è, cioè te in 180 metri fai vedere... Insomma, la storia di Foiano, cosa che secondo altre cose non la puoi far vedere tutta insieme. Immagino, poi entreremo anche più nello specifico di Foiano Fotografia, quindi voi da appassionati fotografi, immagino ci sarà anche una gara per cercare di fare una foto unica a questo striscione, se fosse possibile, non so se tecnicamente... Se è possibile da un posto. Vedi che già hanno studiato. Stati allertati i satelliti in orbita, Hubble. Sì, esatto. Satellite per lui è una parola nuova, diciamo che essendo rimasto al 12-13 del 1900, satellite è ancora una parola che non c'era. Oh, fino a che data c'è tempo per aderire tramite internet? Una domanda mica... Era rivolta alla trasmissione precedente, però non l'ho fatta venerdì, lo faccio adesso. Noi siamo online, siamo partiti lunedì,
E abbiamo tempo 40 giorni dal lunedì, quindi il 13 maggio sarà l'ultimo giorno disponibile. Tra l'altro vogliamo spiegare come funziona, cioè voi dovete raccogliere quanti, che importo? L'importo minimo che dobbiamo raccogliere sono 7.000 euro. Però ora, cioè nel momento in cui stiamo parlando, siamo già arrivati a 1.445.500 in 5 giorni. In 5 giorni. Quindi direi che siamo partiti alla grande. Alla grande. Io direi, signori, affrettatevi. No. Che signori. No, tra l'altro, perché tra l'altro questo sistema, il crowdfunding, direbbe prevede che se non si raggiunge la cifra, i soldi vengono restituiti. Quindi per ora ci sono delle promesse. Ci sono promesse di... Non ci sono rischi, per chi scommette su di noi non ci sono rischi, nel senso che i soldi che sono in fondo... Questo è un bello storico. Non rischiate proprio niente. Questa la possiamo dire a tutti gli interventi. Facciamogli veramente un primo piano, perché ci mette la faccia, signori, su questa cosa. Tra lo stiamo facendo, perché abbiamo anche il canale YouTube dove riandrà anche un po' a... alcuni brani di questa puntata. Ringraziamo una signorina che sta riprendendo, non ricordo il nome, se vogliamo ricordalo te. Ora, il nome di di battesimo no, ma mi sembra che abbia partecipato all'ultima edizione di Miss Italia. Tra le prime tre, Valeria. Bellissimo, si riprendono, è fantastico. Simo, quanto abbiamo fatto? 7 minuti. Anche il telefono si è fatto un selfie in questo momento. Aspetta, voglio ricordare, no, non voglio ricordare niente. Bellissimo sarebbe vedere una serie di selfie. Ma lo faremo. Queste ragazze di Foniano. Ecco, dopo, dopo, allora facciamo così. L'età non conta su questo giorno. Diamo degli spunti. Aspetta, dopo il prossimo brano diamo degli spunti su come fotografarci. Tra l'altro io ho già un'idea, ma non mi ci metto io. Però una foto tua sì, immagino. No, niente, è rimasto a Porto Rico degli ice cream. Di all'adagio di Albinoni. e non lo so. E non l'ha capito. Chi? Albione. Sì, sì, Albione. Albione. Oh, ci siamo? Questa schitarrata non mi è nuova, eh? È vero. The Cream. Io praticamente... Capitanati da Eric Clapton. Con ci andavo nella suoneria della Svedia la mattina. Ma era il 1967, che tra l'altro se inverti le ultime due cifre sarebbe il... 1976. Ma lo sai, sto scoprendo che nel 76, soprattutto nella nostra zona, è stato un anno veramente fecondo per le iniziative. Tantissimo. Ora non le voglio enumerare perché sarebbe troppo lungo, però... Si vede che il 76 è stato proprio un foriero. Come potrebbe essere il 2016? Allora, intanto soprattutto per la cultura. Siamo a Piazza Alta, magari qualcuno. Siamo a Radio F. Bravissimo, inizia il weekend di Radio F, sabato con programmi che ormai conoscete a memoria. Che la domenica sarà una domenica di calcio e non solo, ma siamo qua in onda con i nostri ospiti Marco Sallese e Marcello Fatucchi a parlare di Foiano Fotografia e della genialità di questa... Per prepararci all'evento, perché sarà sicuramente un evento. Eravamo rimasti con una domanda in sospeso. Voi, immagino, anzi lo so per certo, siete di esperti di fotografia, e se no ci mancherebbe altro. Ecco, vogliamo chiedervi, abbiamo deciso di anche noi di partecipare a questa raccolta fondi, abbiamo da fare delle foto, noi e anche altri amici. Avete qualche idea, qualche cosa vorreste vedere esposto lungo le mura castellane di Foiano? Posso dire quello che faremo. Domani chiameremo a raccolta un bel po' di gente e diremo di inondare gli studi di Radio F, di farsi un selfie di gruppo pazzesco su Radio F. Bene, Marco, sei già soldato, sei uno dei nostri. Adesso attenzione, signori, perché Marcello ha una domanda intelligente. Già me la so scordata. Allora, abbiamo detto che è partita questa campagna di raccolta donazioni attraverso il processo di crowdfunding. Diciamo che sicuramente andrà a buon fine. Nel momento in cui avrete, diciamo, questa somma minima per poter poi iniziare i lavori, quali saranno poi i passi successivi? Quanta gente e chi coinvolgerà? Primo passo sarà quello di stampare ed appendere questo striscione, che non è un gioco da ragazzi. Siamo ben organizzati, ma questo ci porterà via un bel po' di energia. Comunque, parte dei soldi finiranno lì dentro, ma... Stamperete giorno e notte. Esatto. Ecco, scusa, quindi siete tanti, diciamo, all'interno dell'organizzazione. Ricordiamo un po' di potete noi, avere anche bisogno di una mano. Perché abbiamo bisogno di molte mani. Di molte mani. Mani e piedi, perché ci sarà da camminare e da montare questa struttura e questa fotografia. Quindi, sì, chiamiamo la raccolta quanti più...
volontari possibili. Esatto. Possibile. Ricordiamo un po' di nomi di persone che collaborano con voi, dal direttore, dalla direttrice. Dalla direttrice artistica ormai da 6 anni, 7, Chiaro Giunitiepolo di Milano, giornalista come voi. Bah, non vorrei che offendessero i giornalisti. Ecco, sei troppo buono, ma questo era un colpo basso. Lei sicuramente sarà quella che proporrà le mostre con un confronto con noi, che proporrà il titolo e proporrà anche i fotografi. E dopo ci sono i soci del Photo Club, Valerio, che stasera non è potuto venire, però insomma diciamo quello che sta lavorando attivamente con noi. Poi ci sono tantissime altre persone. 15 o 10 giorni fa fece una riunione, chiamavi un po' raccolta tutti i vecchi, i giovani, sono una ventina di persone, vuol dire piace questa cosa, ma poi piace anche tutto il quello. Ti ha fatto una domanda prima, cosa faremo, e fatto faremo poi una fotografia, però c'è anche tante altre novità che sono sul piatto, si possono dire, no? Ad esempio quest'anno ci ricorre due date importanti. Una, 76, la nascita del fotoclub, come Radio F nacque nel 76. Quando dicevamo Foriero. Guarda, dai. L'unico che pensa che io dico che sciocchezze sei tu. Sono io. Purtroppo hai ragione, perché mi conosci. E poi un'altra data molto importante per noi faianesi, perlomeno per me, che io ci sono molto attaccato, sono i 140 anni della nascita del Foriero. Vabbè, allora... Che tra l'altro è stato ospite... Furio del Furio proprio, lui, ma... no, perché con Marconi forse. Allora, queste due date non le abbiamo messe insieme, abbiamo fatto una fusione, e cioè quando inaugureremo questa qui, che naturalmente noi andiamo avanti nel progetto con l'amministrazione comunale, certo. Perché l'amministrazione comunale va detto che in 16 anni di Foiano Fotografia è sempre stata al nostro fianco. L'amministrazione comunale farà una serie di foto di Furia del Furia, da dove lui ha fotografato 100 anni fa, le rimetteremo, le installeremo da dove lui ha fotografato. Bellissimo. Perciò, bellissimo. Perciò sarà questa qui, tutta all'esterno, lungo la mura stellare. All'interno, piazza della Collegiata, piazza Alta, viale, la costruzione dell'agenzia di tabacche, che lui ha fotografato tutto. Collegiata, ci saranno queste installazioni, queste grandi foto del Furia a contorno di questa. Beh, questa è un'iniziativa bellissima, cioè quindi vedremo 100 anni dopo, esatto, come è cambiato lo stesso posto. Esatto, come è cambiato. Beh, lo stesso. Questa è una grande bella idea. Quindi... questa qui è nel pacchetto. Poi un'altra cosa che sarà dentro il pacchetto, dentro questo contenitore, sarà senz'altro una giornata all'insegna del divertimento. Fotografiamoci tutti. Cioè, beh, invitare fotografi di tutta la provincia d'Arezzo, chi non è fotografo, insomma, chi c'è anche il telefonino, fotografiamoci tutti. Una giornata. Quindi iniziative che, esatto, coinvolgeranno, non sarà solo una manifestazione passiva, anche, ma sarà del tutto attiva. Oltre a questo, ora per cui stiamo valutando anche con Marco, con Valerio, con gli altri. A me piacerebbe, dato che sono i 40 anni del fotoclub, fare anche una specie di fair play, come fanno a Castiglioni sullo sport, okay. Io vorrei farlo sulla fotografia, perché da Foiano sono passati grandi fotografi, molti anche vincitori di World Press Photo, quindi diciamo a livelli internazionali, quando uno vince World Press Photo è come l'Oscar del cinema, e a Foiano ci sono passati almeno 6 in questi anni. Perciò mi piaceva anche ricordarli, offrendo a loro un pensiero allora, con una mattinata, una giornata di ricordo dei 40 anni del fotoclub, invitando questi fotografi, sono giornalisti. Certo, perché non abbiamo ricordato tra l'altro che appunto Foiano Fotografia vede la sua prima edizione nel 2000, quindi si parla, sì, di una rassegna che ormai è 16 anni, sono tanti, è un appuntamento poi importante, poi c'è una storia, 40 anni di fotoclub, insomma, esatto, credo siamo una delle associazioni un pochino più longeve, quindi in pratica ci troveremo con un Foiano, un come, sì, eravamo, esatto, un come siamo e un come vorremmo essere, questa serie di iniziative che da giugno ci portano fino a Foiano Fotografia, alla 17ª edizione. Beh, questo è interessante, e se non sbaglio Marcello,
è la prima volta che provate a fare una cosa del genere. Mentre prima si parlava tra virgolette solamente della mostra, che era una cosa importantissima. Sì, quest'anno diventa più letterativo. Insieme queste due date, 40 anni, 140 anni del Furia, l'idea di questa Grand Prandi, cioè dico, proviamo a fare veramente, a far entrare anche chi non ama molto la fotografia, come si chiamava noi, insomma, di farlo entrare in quello che è la fotografia, il concetto, la voglia di far foto, perché se oggi si apre internet e Facebook sono tutte le foto, tutte le foto. Io infatti, tra l'altro, volevo chiedere una cosa. Intanto volevo confermare da non propriamente un amante della fotografia, proprio parlo dal punto di vista di farle, poi di vederle sì, che in realtà questa vostra iniziativa, come a me, ma sto vedendo che sta prendendo moltissimo, è una delle iniziative che veramente in pochissimi giorni sta raccogliendo consensi e curiosità, quindi vuol dire che avete centrato assolutamente l'obiettivo. Poi volevo chiedervi una cosa che forse, no, anzi senza forse, esula. Voi che siete dei fotografi, che quindi fate foto con macchine fotografiche, avete uno studio dietro, oltre che la passione, eccetera. Come vedete, questa è una domandona, in questo momento in cui tutti siamo fotografi in realtà, cioè con questo telefonino ormai facciamo tutte le foto, siamo diventati, ci immaginiamo di essere tutti dei bravi fotografi, andiamo sui social, postiamo qualunque cosa, dal mangiare tutti, agli animali, alla casa, a sono qui, sono al pappagallo, al pappagallo, al gatto, eccetera. Ecco, voi come vi ponete? È una domanda un po' più... Cioè, che cosa ne pensate? Difficilina, come domanda. Insomma. Non è facile. Sai, lui fa le domande scontate, io faccio quelle. Ah, ok. Avrei voluto farla io. Avrei voluto farla io. Ma probabilmente non sarei arrivato in fondo. Che devo dire? Nel senso che stiamo vivendo un momento di cambiamento in tutto. Noi ci impegniamo a cambiare anche il festival della fotografia in questo modo. Giusto. La fotografia sta cambiando, cioè non possiamo andarci incontro, nel senso che è inutile scontrarsi con qualcosa che è già in movimento, quindi lo accettiamo, è così, a me fa anche piacere che ci sia una cultura dell'immagine. Spesso appunto la qualità ne risente di questo, però nel livello professionale, o comunque diciamo che ci sono alcune fotografie che sicuramente scattate anche oggi o ieri passeranno alla storia e rimarranno, sono sempre pochissime, quindi quello rimarrà. Cioè la qualità rimarrà comunque. Non c'è niente da fare. Il momento in cui diciamo i numeri ci spingono verso un po' l'abbassamento della qualità, c'è sempre e ci sarà, secondo me, sempre una porzione di nicchia che però resisterà al tempo. Marcello invece che ne pensa? Ma io penso che, sai, io vengo da una vecchia generazione dove c'era il rullino. Che molti non sanno più nemmeno che cos'è. Esatto, dove... Dovevi sapere che era una pellicola per la rasatura, come era un obiettivo, il diaframma, com'era. Invece oggigiorno è tutto imposto, tutto automatico. Cioè, come dice lui, c'è questo grosso cambiamento. L'immagine è sempre bella a vedersi, però insomma, io che vengo dall'antichità, dalla preistoria, la macchina fotografica, a me piace vedere quelle foto che, secondo il mio schema, la mia struttura, quelle che mi piacciono. Io ho fatto una col telefonino, se mi piace, certo. È bella. Però ecco, riconosco che parecchie, insomma, sono lì per dire tutto postata. C'è molta differenza per me tra uno che fa fotografia per divertirsi e uno che un pochino vuole imparare a far fotografia, perché poi si può imparare benissimo a fare le foto, basta leggere un po' di libri, andare a vedere un po' di mostre, insomma, come tutte le attività. Io tra l'altro ricordo, ora parlando, stiamo isolando un po', ma mi piace ricordarlo, siccome anch'io non sono proprio più un ragazzino, qualche anno fa, quando ancora esisteva solo la pellicola, l'ansia, l'eccitazione di andare a riprendere le foto sviluppate al negozio di fotografia, perché non sapevi quello che avevi fatto. Esatto. Oggi questo è completamente perso, non esiste. Davvero. E invece c'era proprio la voglia di andare a chiedere fra quanto me le sviluppi che le voglio vedere. Ora io mi metto a piangere per questo mio pensiero. Poi, tra l'altro, io col tuo zio è stato uno con me per tantissimi anni, prima che è partito, si andava a fare concorsi, si andava in giro, si andava a fotografare, ci si divertiva da morire. Vedi. E quando, cioè io credo, le delusioni più grosse è quando andavi a ritirare il rotolino, che vedevi tutto nero, tutto bianco. O che è successo? Io diventavi matto. Madonna, ho perso una giornata a fare le foto e poi guarda che è il risultato stroiale che abbiamo. Mi sono scordato di togliere il tappo davanti. No, a parte il tappo, una rasatura male, oppure
No, te, ma ti sarà successo anche a te con il rotolino, no? Che te pensavi di aver fatto capolavoro, vai a aprire proviabili da buttare. Forse il bello era quello. Certo, oggi certo. La guardo, mi piace, ta, cancello e la rifaccio. Senti, ormai stiamo sforando, ma non importa. Te, Marco, hai qualche anno in meno di Marcello, no? Pochi. Un paio. Quindi avrai iniziato non da tanti anni a avere questa passione, oppure come hai iniziato? Ti sei avvicinato alla fotografia tramite il club, oppure già per conto tuo? Ho iniziato tutto a Firenze perché studiavo lì, ho studiato architettura lì, e c'era un laboratorio di fotografia dentro la facoltà di architettura che insegnava quello che diceva Marcello, nel senso c'era una camera oscura e tutto, quindi ho iniziato tutto maneggiando un materiale con cui è nato Marcello. Poi da lì in poi, diciamo, ho continuato un percorso personale, sono andato anche fuori a Italia per studiare fotografia e ora sono tornato e anche con piacere perché Marcello mi ha coinvolto in questo progetto, quindi certo. Vedo che si possa creare un po' di movimento anche qua. Posso fare un'altra domanda? Sono ispirato, Marcello, mi perdoni. Sono abbacinato da... L'ultima, giuro, poi dopo andiamo con un discorso. Il fotografo bravo fotografa ancora con la pellicola oppure digitale oppure non c'entra niente? Per me non c'entra assolutamente niente. Certo. Secondo me vale benissimo la fotografia con il telefono, che non ha assolutamente senso il mezzo quanto il contenuto. Ma penso per qualsiasi cosa, non è che sia fotografia. Cioè... Scusa se ho innalzato... Questa era già pronta. Se mi permetti, volevo dire una cosa. Quando avete parlato del fatto che un po' tutti oggi si improvvisano fotografi, però la qualità, proprio anche se la massa... diciamo della normalità si è allargata tantissimo, una foto bella che trasmette emozioni, che ha un contenuto, spicca ancora di più forse nella normalità di tutto il resto. Bravo, guarda, e con questo io diciamo il mio testamento ideale che mi saluto. No, volevo... allora, c'è una cosa, posso intervenire? Prego. O da fare una musica? Ma è uguale, non a me, ieri l'altro lui mi passò un link di una fotografa tedesca che io non l'avevo mai vista, no? Se non di passaggio, velocemente, forse non... Beh, con due cavolate ha fatto delle foto che sono eccezionali per quindi me. La genialità sta nella nella creazione, sta nella cultura della persona, la persona, la cultura, la creazione, capire le luci, le ombre, comporre, la composizione, cioè, una genialata quella. Pure, cioè, te pensi, quando hai visto... A me mi è capitato tante volte. Io non ci ho mai pensato. Capito? È un po'. Quelli sono quelli bravi. Ecco, perfetto. Allora, ora andiamo con un altro brano, Marci. Ma ti volevo dire che nel 76, oltre al Fotoclub e a Radio F, è nato anche Simone. Quindi non tutto è venuto proprio bene. Questo volevo dire. Alla fine, ma è una cosa. Io lo dico tutte le volte, ma siamo contenti tutte le volte di trovarci alla fine perché vuol dire che abbiamo affrontato argomenti interessanti con persone interessanti. È vero. Qui l'unica pecca è Marcello, ma tanto Marcello, fatevene una ragione, che conduce, non Marcello Fatucchi, ci mancherebbe altro. Ma si ritorna al discorso di prima, se non ci fossi io, meglio. Non si noterebbe la differenza. Allora, di che cosa abbiamo parlato? Perché siamo arrivati veramente in fondo. Abbiamo parlato di Foiano Fotografia, dell'appuntamento importante di quest'anno a novembre e della preparazione di Foiano Fotografia con un evento eccezionale finanziato in crowdfunding su un'iniziativa, su un'idea di Marcello Fatucchi insieme a Marco Sallese, che praticamente circonderanno le mura paesane con un mega striscione con le foto di chiunque voglia apparire in questa opera. E in questo modo finanzieranno Foiano Fotografia e questa probabilmente passeranno anche alla storia. Sì, perché lo striscione sarà di notevoli dimensioni e soprattutto racconteremo ai turisti, dico racconteremo perché anch'io parteciperò con una mia foto non personale perché voglio bene a Foiano Fotografia, racconteremo un po' il paese di Foiano della Chiana e non solo, della Val di Chiana, la provincia, chiunque voglia partecipare. Marcello, ci sono già delle adesioni anche dall'estero per essere... Dalla Finlandia sicuramente e dall'Inghilterra mi ha scritto un fotografo che è interessato. Meraviglioso. E la somma minima da raggiungere è 7.000 euro, noi ci auguriamo che poi diventi ancora di più, perché no? Quindi noi cominciamo a fare l'appello adesso sia per la partecipazione e il fatto di voler sostenere questa iniziativa per mandare le foto da poter poi pubblicare su questo striscione e poi l'appuntamento finale insieme ad altri prima di novembre a Foiano Fotografia. Esatto, noi quindi ringraziamo Marcello Fatucchi per essere stato qui con noi e per aver avuto questa splendida idea
Grazie Marcello. Io ringrazio Body Rapid TVF, ringrazio Paolo che è stato gentilissimo ad ospitarci questa sera, ringrazio un pochino tutti, dico ragazzi diamoci tutti da fare perché a Fogliano vogliamo bene tutti, certo. Insomma, più ci stiamo meglio. Bene, grazie Marcello, ringraziamo anche Marco Sallese grazie per essere stato con noi, ha fatto fare anche bella figura Marcello, le domande erano un po' così ma le risposte erano di un certo livello. Sei stato bravo, eri pronto, non ci siamo preparati. Ma ringraziamo anche tutte le altre persone che erano qui presenti, innanzitutto il nostro tecnico, ai noi. Simone, ciao Simone. Ciao. E ringraziamo anche la nostra videomaker della serata, Valeria. Ciao. Ciao. E tutti i bip bip che abbiamo sentito di... Sono colpa di Alfredo Redi. Che ha fotografato questa sera con noi. E ringraziamo anche Paolo, che dall'altra parte del vetro ci saluta. Allora, abbiamo finito. Vuoi dare un appuntamento? Sì, a venerdì prossimo, Enzo. A venerdì prossimo. Questa è Radio F, questo che fa sentite, questo rumorino è il solito. È il mio megafono che si prepara per la sigla finale. Buon ascolto. Dalle F frequenze. Dal 1976.